Anna Maria Aiello, presidente dell'Invalsi. Oggi abbiamo assistito alla presentazione qui a Roma del rapporto 2019. Chiediamo alla dottoressa quali sono i dati emersi da questo rapporto e quali le indicazioni che l'Invalsi offre sulla base e dà all'istituzione sulla base di questi dati emersi nel 2019. I dati che emergono dal rapporto sui dati campionari di quest'anno sono dati che confermano delle cose che sappiamo, vale a dire che ci sono risultati meno soddisfacenti al Sud, anche nel caso della maturità, della prova del quinto anno, quella condotta dagli Invalsi, ma contemporaneamente che c'è anche un cambiamento positivo tra l'anno scorso e quest'anno negli altri livelli scolari. Per esempio nell'ottavo grado, vale a dire in terza media, si registra un miglioramento leggero, ma un miglioramento nei dati che riguardano per esempio l'inglese, sul listening e il reading, il che significa che aver acceso i riflettori su questa disciplina, facendone fare oggetto di prova Invalsi, in realtà ha fatto in modo che si prestasse attenzione a degli aspetti che più tradizionalmente erano trascurati, come il listening, cioè vale a dire l'ascolto, piuttosto della lettura e della traduzione. In generale si può dire che i dati sensuari dell'Invalsi offrono molte informazioni dettagliatissime su cosa funziona, dove funziona o cosa non funziona e dove. Ci sono molti sud, non c'è un sud soltanto, anche se in realtà ci sono delle regioni meridionali in cui i risultati sono costantemente più insoddisfacenti. Avete trovato nelle scuole e nei docenti una maggiore o minore accettazione nella somministrazione dei test? Beh, io direi che in generale si può affermare con una certa sicurezza che le prove Invalsi sono accettate, dal fatto che, per esempio, i 19enni, i 18enni della quinta superiore avevano anche l'opportunità di non farla dal momento che non era prerequisito per l'esame e hanno scelto di farlo. Questa cosa si informa positivamente sul senso di responsabilità dei ragazzi di 19 anni o 18 anni, sicuramente non sono influenzabili dal suggerimento del docente o del genitore, e quindi hanno assunto la responsabilità di fare queste prove. Questo per il paese è un'informazione importantissima, perché spesso di questi giovani si parla come giovani così evanescenti, che non assumono responsabilità, bambinoni un po' troppo cresciuti. Ecco, l'assunzione di responsabilità nel fare la prova, del fatto anche sapendo bene che poi dopo la scuola comincia l'università, in cui le prove sono addirittura più frequenti, e questo secondo me è un buon indizio della maturità dei nostri studenti. Grazie, dottoressa Aiello.